Allora, continuiamo la nostra trasmissione. No, legandomi a quello che ha detto l'onorevole Grillo, facevo una riflessione poi. Sappiate che ieri, pomeriggio 5, che è quel programma più trash della televisione italiana, no? Condotto dalla signora Barbara D'Urso, è un programma di intrattenimento molto leggero, ha un segmento di pubblico che è quello appunto all'epoca quando c'erano i giornali Eva 2000, Gioia, Gente e compagnia. Ecco, oggi la carta stampata è per cui tutto quello che era nei giornali, la carta stampata, è nel contenitore di Canale 5 retto da Barbara D'Urso. Ecco, ieri con grande sorpresa, avevo voluto dirlo con l'onorevole Grillo, ma non era il caso, sono arrivati ospiti inaspettati, ma figurati se la D'Urso se le poteva fare mancare, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Ecco, facevo questa riflessione. Quello è il segmento del pubblico attento di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini. Quello è il pubblico attento. Questo dà la dimensione oggi del pericolo di questa nostra nazione. Allora, sabato pomeriggio scorso sono stato raggiunto una telefonata, voglio dire, simpatica, bella, entusiastica, che difficilmente ho registrato in tanti anni di attività. Un consigliere comunale che vedeva concretizzata la propria azione di consigliere comunale, che è lo strumento che ha a disposizione delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni, voglio dire, il consigliere comunale. Per cui quando Andrea Bizzini sabato pomeriggio mi ha chiamato e mi ha detto: Pino, sei il primo, neanche il sindaco Ioppolo lo sa. Io non so se sto dicendo questo. Benvenuto Andrea Bizzini, benvenuto al dottore Salvatore Bonfanti. Buonasera. Correggimi se sbaglio. Mi hai detto: neanche il sindaco Ioppolo lo so, sei il primo a sapere è arrivato il decreto che... Come no? Io ho la registrazione. Io penso che il sindaco Ioppolo l'avrà saputo per altre vie. Tu ammette stualmente. Tu ammette stualmente, hai detto io sei il primo. Sì, per quel che mi riguarda. Neanche il sindaco Ioppolo perché lo sa. Non ero riuscito a raggiungere. L'ho capito, ma mi hai detto questo? Sì, vero, confermo. Confermo. Però la maggior ragione che sei. Ma mi piace rimarcare l'entusiasmo naif, pulito, per aver raggiunto un obiettivo che non sempre i consiglieri comunali raggiungono, questo obiettivo, vero o no Andrea? Assolutamente. È vero, per cui ecco, era molto contento, io ho recepito questo, peccato che stasera con gli ho detto vai in onda il martedì, gli daremo il giusto spazio, la giusta enfasi, la giusta importanza a questo obiettivo raggiunto dall'azione consigliare del consigliere comunale Andrea, Bizzini, Andrea Mezzogiorno, mi sono fermato. Andrea, raccontaci questo e poi diamo la parola al dottore Bonfante che è proprio il tecnico, il medico che ha questo strumento in più che certamente lo farà lavorare con più serenità e con più tranquillità, magari con qualche armadio chiuso bene, diciamo, giusto? Andrea, prego, a te. Non ti avrei detto subito lingua batte dove dente duole. Cioè? E di nuovo con Andrea Mezzogiorno. Lo stavo dicendo, ma mi sono fermato. E io ti avrei detto già lingua batte dove dente duole, chissà perché. Ma non lo faccio, ma assolutissimamente. Andrea Mezzogiorno è un carissimo amico, presidente del CST Piscina, che saluto caramente, è dovuto emigrare a Milano a lavorare proprio per le vicende legate alla nostra quotidianità, ma questa è un'altra storia, per cui è un mio amico, lo saluto perché so che ci segui in diretta streaming e quindi va bene così, non te ne volere, no, per carità. Andrea Mezzogiorno è una persona di cui assolutamente ho tanta stima, per cui non ti ho... andiamo al nostro, ho detto il prologo iniziale del tuo entusiasmo e della tua gratificazione come rappresentante della città. Sì, chiaramente è stata una soddisfazione che non capita averne, sì, così, sì, assolutamente. Hai fatto bene a parlare di entusiasmo, ma di gratificazione, perché in realtà sei stata la prima persona a cui ho chiamato
Ma per una mera precisazione, il sindaco Ioppolo ha avuto notizia direttamente per via istituzionale. Certo, ecco. Quindi tu, organo di stampa, eri il primo ad avere la notizia ed era giusto così che l'avessi da parte mia. Andrei. E così è stato. Va bene, così è stato. Ecco. Non ho detto una parola in più. Per carità, no, giusto. Però una precisazione va fatta, va anche perché il sindaco non può essere l'ultimo a conoscere gli episodi della sua città, anche perché è giusto così. Andiamo là. No, e comunque parliamo di questo provvedimento. Un grandissimo successo, una grandissima soddisfazione per la città tutta. Mi dispiace a tutt'oggi non averne potuto dare comunicazione in consiglio, perché ancora il prossimo consiglio si celebrerà giorno 7, quindi non c'è stata possibilità di farlo. Lo farai là. Lo farò. Certamente, anche perché ancora una volta il Consiglio Comunale di Caltagirone ha preso a cuore questa tematica e ha risposto proprio con un coro unanime alla nostra voce, alla voce della mozione che è stata rappresentata all'assessorato alla sanità e che, bisogna dire la verità, l'assessore, il governo regionale ha ascoltato la nostra voce. Si arriva dunque all'epilogo di una vicenda che nasce già parecchi anni fa, con l'interrogazione del nostro sindaco, allora deputato alla regione, quindi componente della Commissione Sanità, che assieme al gruppo della lista Musumeci, rappresentata dal capogruppo Formica, onorevole Musumeci e l'onorevole Gino Ioppolo, ha sollecitato questa azione di attenzionare il reparto di malattie infettive, riconoscendo questo accreditamento. Finalmente si arriva all'epilogo, era un argomento che il nostro sindaco conosceva bene, conosceva bene, e così ha potuto intervenire in una maniera decisa presso l'assessorato. Questo era l'auspicio che anche tu, caro Pino, ci facevi, e così è stato. Gino Ioppolo era componente della sesta commissione sanità alla regione siciliana durante il governo Crocetta. È stato anche vicepresidente della Commissione Sanità. Certo. Quindi va riconosciuta assolutamente l'azione politica del nostro sindaco in favore dell'ospedale tutto di Caltagirone. Questo è un giusto riconoscimento, così come abbiamo fatto in Consiglio Comunale, ci eravamo richiamati all'articolo 32 della Costituzione, dove mette proprio in risalto la pari dignità per tutti i pazienti, quindi non ci sono pazienti di serie A, non ci sono pazienti di serie B, e Caltagirone, poiché rappresenta il punto di riferimento di tutto il territorio, avesse riconosciuto questo giusto riconoscimento. Lo abbiamo fatto grazie all'unione che c'è stata in consiglio, a dimostrazione del fatto che la politica, quando vuole, sa parlare un linguaggio unico. Quindi un plauso a tutti i consiglieri comunali, alla tempestività del nostro sindaco con cui si è mossa, e un giusto riconoscimento e un ringraziamento all'attuale governo regionale. Questo è avvenuto durante il governo regionale Musumeci. Questo è un giusto riconoscimento, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Siamo orgogliosi del governo regionale che accende i fari sul nostro territorio attraverso queste azioni. Questo era un po' quello. Dottore Bonfante, primario del reparto di malattie infettive. È più facile di quanto io di mi quanto stavo sempre cervellando. Diciamo. Ecco, cosa significa oggi avere questo strumento per il suo reparto, per curare l'epatite C e quant'altro? Ecco. Allora, io dico che finalmente dopo tanti anni. Però mi tolgo una curiosità. Mi dica. Lei l'ha saputo prima di me o dopo di me sabato?
Io non ho saputo quello di Caltagirone, ho saputo che era arrivata una lettera ad un'altra ASP, che quindi qualche cosa si stava muovendo. Quindi allora, Andrea, me l'hai detto prima. Quindi non sapevo, non sapevo i termini. Hai chiarito questo, dottore Bonfà, non la interrompo più, va bene così. Dai, l'importante è aver raggiunto l'obiettivo. Dai. E infatti, ecco, questa è la vittoria di una battaglia che ormai durava da diversi anni. Perché una battaglia ingiustificata per certi versi, che doveva essere la naturale non doveva nemmeno esserci, perché noi avevamo tutte le carte in regola per essere un centro prescrittore e per trattare i pazienti che sin qui avevamo seguito con altre terapie o che erano in lista per essere messi in terapia con questi farmaci, ed eravamo nelle condizioni di poterlo fare. Anche perché noi sin dal 1991 abbiamo a che fare con questi farmaci. Sono iniziati, l'utilizzo è iniziato con i pazienti con AIDS, utilizzano lo stesso principio e quindi avevamo esperienza sufficiente per poter trattare i pazienti con questi farmaci. È stato un motivo ingiustificato escludere Caltagirone dalla possibilità di prescrivere questi farmaci. Ma non era solo Caltagirone, perché Caltagirone può rappresentare 50.000 abitanti, ma tutto il territorio che incide su Caltagirone, sull'ospedale di Caltagirone, che quindi rappresenta una popolazione per circa 150-180.000 abitanti, era privata di questa possibilità. È stata una battaglia iniziata nel 2013, poi ci fu il famoso decreto a cui faceva riferimento Andrea Bizzini, quello del 2015. Abbiamo lottato sino ad ora, finalmente abbiamo avuto questo giusto riconoscimento. Cioè, per noi che cos'è che sarà? Per noi aumenterà il lavoro. Aumenterà il lavoro, anche se almeno ci sarà la soddisfazione di prendere il paziente, riconoscerlo, inserirlo in rete, somministrare la terapia e curarlo. Gestirlo qui in posto. La soddisfazione per un medico, la soddisfazione più grossa per un medico è quella di incontrare un paziente e dire: dottore, sono guarito. E siccome questi farmaci danno la possibilità di guarire da una patologia di cui sino a qualche anno fa l'esito era esclusivamente infausto, oggi possiamo dire che abbiamo un'arma in più per curare questi pazienti. Inizierà il nostro lavoro, cioè, o meglio, inizierà in un modo più intenso, perché io già da stamattina intanto devo dire che ecco, chiariamo una cosa, non è ancora un decreto che è stato fatto, ma la missiva dell'assessorato alla salute chiede al nostro direttore generale, dottore Gianmanco, di indicare i medici che potranno essere inseriti nel registro AIFA per la prescrizione di questi farmaci, perché sono dei farmaci molto costosi, per cui saremo soggetti al controllo da parte dell'AIFA. Non ci sarà la possibilità di rubare questi farmaci, anche perché il farmaco, nel momento in cui viene prescritto per quel soggetto e viene richiesto per quel soggetto. Ci devono essere le condizioni per poterlo somministrare a quel soggetto. Quindi è un farmaco richiesto, che arriva ad personam. Ad personam, è questo. Quindi sotto questo rischio non ci sarà. L'ho capito la battuta quale che era, che cosa era anche riferito, ma è stato un fatto fortuito, e mi auguro che questo possa non accadere più. Ho saputo in via informale da parte del mio direttore medico di presidio proprio stamane che già il dottore Gianmanco ha risposto alla lettera dell'assessorato alla salute indicando i medici che potranno prescrivere e prendere in carico questi pazienti. Quindi Caltagirone nel più breve tempo possibile sarà
sarà abilitato a dare, questi farmaci. Questa è la missiva che è arrivata appunto sabato. Ecco, chi fosse interessato può. Ecco, vediamo anche che lei è arrivata sabato, io sabato non ero in ospedale e l'ho vista lunedì. È filmata dall'ex commissario del comune di Caltagirone, mi fate leggere la firma. Ecco, l'ingegnere Mario Larrocca, non ci dimentica, ci tutela anche da lontano, diciamo. Va benissimo così. No, vabbè, questa è la mia. Quindi dicevo che io questa l'ho vista solo ieri, perché sono rientrato ieri in ospedale e vabbè, abbiamo fatto tutto con celerità e stamattina, per quello che so, in una via, attraverso vie ufficiose, il dottore Giammango ha già risposto. Tra l'altro so che il dottore Giammango ieri era convocato nella stanza del sindaco per un incontro tra un rappresentante dell'assessorato regionale alla sanità e i rappresentanti del NURSID per le problematiche infermieristiche all'ospedale Gravina. Vabbè, può darsi. Stavo dicendo questo, il dottore Giammango probabilmente in queste ore è stato qui, sta frequentando molto Caltagirone in questi ultimi tempi. Ma io devo dire che stiamo avendo un'attenzione in questi ultimi mesi. In questi ultimi mesi stiamo avendo un'attenzione particolare. Perché è stata la visita dell'assessore Ruggero Razza, diciamo, circa un mese e mezzo fa, no? Anzi, dovrebbe essere presente, però in un modo o nell'altro è presente anche con questi atti. Credo che siano un modo come tangibilmente l'assessore alla sanità è presente, ecco, non soltanto fisicamente, perché quando venne disse fra un mese ci rivediamo di nuovo qua, ma questo è un segno, come anche ieri questo incontro nella stanza del sindaco, i rappresentanti dell'assessore che viene da Palermo per incontrare il dottore Giammango, i rappresentanti del sindacato Nursi dalla presenza del sindaco di Caltagirone, credo che sia emblematico. Abbiamo fatto vedere questa lettera di convocazione. No, voglio dire, questo per dare atto all'assessore regionale alla sanità dell'attenzione che in questi ultimi mesi, approfondendo qua in questa realtà, quella del Calatino. Andrea, arriviamoci alla conclusione. Grande gratificazione. Assolutamente. Solo un'ulteriore precisazione. Incontrai l'assessore Razza venerdì sera a Mineo. Ma te l'avevo anticipato venerdì, non mi dire che tu lo sapevi venerdì. Questo lo teniamo per noi, lo teniamo. Mi disse semplicemente che Caltagirone aveva tutte le carte in regola, proprio a conforto di quello che ha appena detto il dottore Bonfante. Caltagirone ha tutte le carte in regola per avanzare questa richiesta, cioè l'accreditamento alla terapia, quindi assolutamente. Quindi non c'era assolutamente motivo perché... Nessun problema ostativo, sì. Va bene, grande gratificazione, complimenti anche al lavoro che ha svolto il dottore Bonfante, a tutto il reparto, che fortemente in questi anni hanno affermato il diritto di avere gli strumenti per poter curare i propri pazienti. Permettimi, Pino, di sottolineare il fatto che il dottor Bonfante già da anni fa da pungolo alla politica locale, quindi ha trovato solo il conforto del nostro sindaco, che si è adoperato con le interrogazioni. Questo va detto, va sottolineato, perché Caltagirone ha avuto altri rappresentanti, però questo ne è testimone il dottore Bonfante, chi ha avuto l'accortezza di prendere in considerazione le richieste del dottor Bonfante è stato solo ed esclusivamente il sindaco Ioppolo. Questo va detto ad onor del vero, è una precisazione che andava fatta. E l'hai fatta. Va bene, avviamoci alla conclusione. Vuole dire qualcosa? Sì, volevo aggiungere anche un'altra cosa. Da questo momento, cioè noi ora anche, che cos'è che faremo? Ci rivolgeremo anche alle categorie più fragili. Io già stamattina ho iniziato a parlare con il dottor Luigi Pulvirenti, che è il responsabile del CERT, perché naturalmente questa è una patologia molto diffusa
in quella particolare categoria di pazienti, così come avevo parlato già ieri con il dottore Nicolosi, che è il responsabile della dialisi di Caltagirone, un altro servizio dove purtroppo questa patologia è molto diffusa. Ci ripromettiamo di fare incontri con tutti i medici di famiglia del nostro territorio e del circondario, perché naturalmente da questo momento noi vogliamo andare a screenare i pazienti a rischio, in modo che se hanno la possibilità di accedere, se sono affetti da questa patologia e hanno la possibilità di accedere alla terapia, da questo momento noi saremo disponibili. Quindi per noi sarà un lavoro che aumenterà, ma sicuramente faremo con molta soddisfazione, perché è una cosa che ci caratterizza. Congratulazioni per l'obiettivo raggiunto. Andrea, il Consiglio Comunale ha chiuso la sessione, ha approvato i bilanci 2012-2016. Vuoi dire qualcosa su questo? Volevo dire che tu sei un rappresentante intanto del gruppo, no gruppo, ancora non c'è il gruppo, Liberi, no, diventerà bellissima. Io personalmente Non avete un gruppo, sei uno solo, no? Per fare il gruppo ci vogliono tre o due. Non sono trino però. Non sei trino. Solo uno. Ma sei uno solo. Solo uno, sì. Assolutamente. C'è in prospettiva la possibilità di costituire un gruppo, diventerà bellissima, che fa riferimento alla forza politica che amministra la regione. Lo spieghiamo questo di qua, che bendenga. Ci sono le condizioni in consiglio o no? Siccome ci sono molte fibrillazioni, ci sono anche i distinguo delle votazioni di alcune forze politiche, si sta lavorando per mettere. Se vuoi essere lieto sia, del domani non c'è certezza. Quindi, ma tu ci stai sperando? E perché no? Perché no? Noi ci sono movimenti. Mi confermi che ci sono movimenti in consiglio, per cui è possibile che si possa costituire un gruppo, diventerà bellissimo in consiglio comunale. Io me lo auguro, perché è bene riconoscere, a partire dall'azione. La domanda mia è: si sta lavorando per raggiungere questo obiettivo? No. E per arrivare a quella comunale, che sarebbe un giusto riconoscimento. Quindi riconoscere che l'attività amministrativa, a via di sacrifici, sforzi, va avanti anche con il superamento, quindi l'approvazione dei bilanci consuntivi 12-16, i previsionali, vabbè, quindi vabbè, 17-18, quindi ma la mia era una domanda anche di carattere politico. Sono risultati che portiamo, certo, a testa alta, ascrivibili, certo. Quindi per il gruppo si sta lavorando? Beh, io penso di sì, penso, anche perché ci sono gli elementi. Ci vuole qualche aggiustamento, qualche collaboratura, siamo all'insegna, qualche comunque di che si stringe, diciamo, ma poi ci si può arrivare. I nuovi assetti ci possono essere. Si sta lavorando a un nuovo assetto del consiglio, è probabile, sì. Va bene, chiudiamo qua. Grazie al dottore Salvatore Bonfanti, in bocca al lupo per l'obiettivo raggiunto, assieme al consigliere comunale Andrea Bizzini del movimento diventerà bellissimo. Stavo dicendo del gruppo consigliare, non c'è niente. Questo speriamo. Non c'è. Caltagirone ci unisce. Sì. È il gruppo consigliare che fa capo comunque al nostro sindaco, è la lista che. Il tuo desiderio è quello del sindaco, allora confessami di avere un gruppo che si chiami diventerà bellissimo. Assolutamente. Mi certo. Qualche aggiustamento su strada si può fare, dai. Va bene. Grazie, te, bocca al lupo. Buonasera. Pausa pubblicitaria e passiamo subito dopo con il sindaco Anna Luisa e tutta la giunta comunale uscente, che ci racconterà questi 5 anni il sindaco e questo ultimo biennio la componente assessoriale. A subito dopo.